Gatto e topo in società. Un gatto aveva fatto conoscenza con un topo e gli aveva tanto vantato il grande amore e l'amicizia che gli portava che alla fine il topo acconsentì ad abitare con lui. Avrebbero governato insieme la casa. «Ma per l'inverno dobbiamo provvedere, altrimenti patiremo la fame», disse il gatto. «E tu, topolino, non puoi arrischiarti dappertutto». Se no, finirai col cadermi in trappola. Il buon consiglio fu seguito e comprarono un pentolino distrutto. Ma non sapevano dove metterlo. Finalmente, pensa e ripensa, il gatto disse: «Non so dove potrebbe essere più al sicuro che in chiesa. Là nessuno osa commettere un furto. Lo mettiamo sotto l'altare e non lo tocchiamo prima di averne bisogno». Il pentolino fu messo al sicuro. Ma il gatto non tardò ad avere voglia di strutto e disse al topo: «Voglio dirti, topolino, che mia cugina mi ha pregato di farle da compare. Ha partorito un piccolo, bianco con macchie brune, e devo tenerlo a battesimo. Lasciami uscire oggi e sbriga da solo le faccende di casa». «Va bene», rispose il topo, «va pure, e se mangi qualcosa di buono, pensa a me. Un goccio di quel vino rosso, puerperale, lo berrei volentieri anch'io». Ma non c'era niente di vero. Il gatto non aveva cugine, né l'avevano richiesto come padrino. Andò dritto in chiesa, si avvicinò quatto quatto al pentolino distrutto, si mise a leccare e leccò via la pellicola di grasso. Poi se ne andò a zonzo, per tutti i tetti della città, per tutto il resto della giornata. Così si guardò intorno, si mise steso al sole e continuava a leccarsi i baffi ogni qualvolta pensava al pentolino. Non ritornò a casa che alla sera. «Eccoti qua», disse il topo. «Hai di certo passato una giornata allegra». «Che non mi hanno messo al piccolo?» «Pelle pappata», rispose il gatto tutto d'un fiato. «Che strano nome», disse il topo. «È frequente nella vostra famiglia?» «Che c'è di strano?» rispose il gatto. «Non è certo peggio di Ruba Briciole, il nome dei tuoi figliocci». Poco tempo dopo al gatto tornò la voglia distrutto. Così disse al topo: «Devi farmi un'altra volta il piacere di badare alla casa da solo. Mi vogliono di nuovo come padrino e, siccome il piccolo stavolta ha un cerchio bianco intorno al collo, non posso rifiutare». Ancora una volta il topo acconsentì. E di nuovo il gatto corse di soppiatto fino alla chiesa e finì col divorare metà del contenuto del pentolino. «È proprio vero, nulla è più gustoso di quello che si mangia da soli». Ed era tutto contento della sua giornata quando al tramonto rientrò a casa. Il topo gli chiese della giornata appena trascorsa: «Questo piccolo qui, come l'avete chiamato?» «Mezzo pappato», si lasciò scappare il gatto. «Mezzo pappato! Che razza di nome!» esclamò il topo. «Sono sicuro che non esiste nemmeno sul calendario». Ben presto al gatto tornò l'acquolina in bocca e, poiché non c'era due senza tre, disse al topo: «Devo fare di nuovo il padrino. Questa volta il piccolo è tutto nero e ha solo le zampe bianche. In tutto il resto del corpo non ha un solo pelo bianco. Questo capita solo una volta ogni due anni. Mi lasci andare?» «Pelle pappata e mezzo pappato», rimurginò il topo a voce alta. «Sono nomi che mi impensieriscono. Tu te ne stai col tuo giubbone grigio scuro e la tua lunga coda tappato in casa. E va a finire che ti monti la testa. Succede così quando non si esce mai», disse il gatto risentito, e uscì. Quel golosone del gatto arrivò in chiesa e ovviamente divorò tutto il pentolone distrutto. «Solo quando si è finito tutto si sta in pace», disse a se stesso, e tornò a casa solo a notte fonda e ben pasciuto. Il topo, che nel frattempo aveva sbrigato tutte le faccende e rimesso in ordine la casa, anche questa volta gli chiese che nome avesse dato al terzo piccino. «Beh, non ti piacerà di certo», disse il gatto. «Si chiama Tutto Pappato». «Tutto Pappato? Certo che è proprio un nome bizzarro. Io non l'ho mai visto scritto. Che vorrà dire mai?» Ma poiché era stanco, scosse il capo, si acciambellò e si addormentò. Da allora più nessuno chiese al gatto di fare il padrino.
Giunto l'inverno, quando ormai fuori non si trovava più nulla, il topo si ricordò della loro provvista distrutto e disse: «Vieni, gatto, andiamo dove abbiamo messo in serbo il nostro pentolino di grasso. Ce la godremo?» «Certo», rispose il gatto, aggiungendo tra sé e sé: «Te la godrai come a mangiare aria fritta». Si misero in cammino e quando arrivarono la pentola era ancora al suo posto, ma completamente vuota. «Ah!» esclamò il topo. «Ora capisco quel che è successo. Ora mi è tutto chiaro. Bell'amico che sei! Hai divorato tutto quando hai fatto da compare. Prima pelle pappata, poi mezzo pappato, poi...» «Vuoi tacere?» disse il gatto. «Ancora una parola e ti mangio!» «Tutto pappato», finì di dire in quell'istante il topo. Così il gatto con un balzo la afferrò e ne fece un sol boccone. Così va il mondo.